Uccisero con facilità i nemici dalla loro parte, e pure quelli che venivano incalzati dalle retrovie. La cavalleria inglese non poté molto, poiché non aveva spazio necessario per caricare. Il ponte, dopo un po', crollò sotto il peso dei rinforzi inglesi. Le cronache degli inglesi, al contrario, dicono che ordinarono loro stessi di abbatterlo. Ad ogni modo, le perdite inglesi furono schiaccianti. In questa battaglia venne data una dimostrazione di forza, ovvero che la cavalleria non era invincibile e che la fanteria era molto di più che carne da macello. Ma ci misero un po' a capire dai loro errori. Così gli scozzesi vinsero la battaglia. Ma De More morì per le ferite riportate. Dopo questa vittoria, Wallace pianificò un'invasione dell'Inghilterra, partendo dalla Northumberland, regione della Northumbria, per poi passare alle altre regioni di confine con l'Inghilterra. Il Wallace distrusse più di 700 insediamenti nella sua campagna. Nell'anno seguente, Wallace venne nominato cavaliere e venne nominato guardiano del Regno di Scozia. Quindi, oltre a diventare un nobile a tutti gli effetti, divenne un reggente, dato che praticamente, beh sì, il re di Scozia era in esilio, quindi. Nello stesso anno, Edoardo I, a cui non andava giù la situazione e ne aveva già abbastanza della Scozia, tornò in Inghilterra, poiché era impegnato nella Francia in uno scontro con Filippo il Bello per il controllo dell'Aquitania. Edoardo e Filippo fecero una tregua, così il monarca inglese poté dedicarsi a quella grande seccatura di Wallace. Gli inglesi ripresero così le zone di confine e le Lowlands, saccheggiando anche diversi castelli. Gli scozzesi, vedendo nuovamente l'invasione, adottarono la tattica della terra bruciata. Non avrebbero lasciato nulla all'invasore. Nonostante i rifornimenti inglesi fossero in difficoltà, fronteggiarono in campo aperto Wallace. L'esercito scozzese era schierato in modo diverso questa volta. La fanteria e i picchieri erano il cuore dell'armata, disposti in chiltrons, ovvero delle falangi, ma circolari, praticamente un riccio di scudi e lance. Questi disponevano inoltre di arcieri e di un drappello di cavalleria leggera, comandato ovviamente dalla nobiltà. Gli inglesi invece disponevano di numerose unità di cavalleria, almeno il triplo di quelle scozzesi. La fanteria era circa 4 volte più numerosa di quella scozzese e gli arcieri erano dotati dei famigerati longbow. Abbiamo quindi capito che tecnicamente, numericamente, gli inglesi erano superiori, ma questo lo sapevamo già. Dopotutto l'esercito inglese contava su soldati non solo dalle proprie terre, ma pure di soldati dal Galles, dall'Irlanda e mercenari da diverse parti dell'Europa, senza contare tutti i nobili scozzesi contrari alla politica e alla campagna di Wallace. La cavalleria inglese attaccò pesantemente. Venne respinta inizialmente dagli chiltrons, ma l'attacco brutale bastò a far fuggire la cavalleria scozzese. I fanti, rimasti soli, resistettero all'interno delle formazioni a riccio, ma non durarono lungo. I longbow li decimarono da lontano, per poi lasciare gli avanzi alla cavalleria, che fece strage dell'armata scozzese. Fu una pesante sconfitta per Wallace, il quale comunque riuscì a salvarsi. Tutti videro la resa inevitabile, ma gli inglesi non riuscirono comunque ad invadere la Scozia, poiché dopo la battaglia non potevano più proseguire grazie alla terra bruciata. Wallace lasciò la guerra in mano agli scozzesi
e il titolo di guardiano di Scozia a Robert e Bruce, il quale, dopo altri inutili anni di schermaglie che nuocevano solo al popolo scozzese, decise di firmare una tregua con Edoardo nel 1302. Insomma, gli ideali c'erano. Bruce può passare all'occhio come un codardo, ma quando vedi il popolo morire in una guerra ormai persa e la gente morire di fame o trucidata dagli invasori, ci si decide a prendere decisioni, anche se il prezzo è l'onore stesso. Wallace passò del tempo in Francia, forse cercando di riconciliarsi con Filippo il Bello, il quale gli aveva negato l'aiuto, o forse solo per stare lontano dai macellai di Edoardo. Ma non rimase lontano dalla patria troppo a lungo. Nel 1305 venne catturato nei pressi di Glasgow e venne giustiziato a Londra. Il modus operandi era quello tipico per colpevoli di alto tradimento. Una pena abolita solo nel 1814. Venne impiccato, ma non fino alla morte. Poi venne sventrato, in parole povere sbudellato, e alla fine decapitato, poi squartato, ovvero fatto a pezzi. La testa venne appesa sul ponte di Londra, come tutte le teste dei traditori, e il resto dei pezzi, come braccia e gambe, appesi solitamente nelle piazze di diverse città. Questa fu la fine di Wallace, un grande personaggio e un grande condottiero, ma il suo ideale non morì con lui, perché, come avremo modo di vedere, qualcun altro continuò la sua opera. In futuro potremo infatti vedere le gesta di Robert de Bruce, o meglio noto come Roberto di Scozia, e dei suoi compagni, tra i quali il temibile condottiero, passato alla storia come Black Douglas. Siamo giunti alla fine di questo episodio di Medioevo fa storia e se volete sostenere il progetto visitate la nostra page di Patreon. Sentitevi liberi di seguirci sulle nostre pagine Instagram e Facebook, dove vi terremo sempre aggiornati sulle news relative al nostro progetto. Oltre a questo, se vi va, lasciate un commento dove ci suggerite il prossimo spunto per il nostro podcast. Vi ringraziamo per averci seguiti. Da Antonio, ossequi.